Della pazienza per stasera. Il tempo alla fine è stato clemente e ci consente di utilizzare uno spazio con una capienza superiore alla sala del piano di su, per cui riusciremo a star fuori. E io non ruberei altro tempo agli ospiti, se non dandogli il benvenuto a questa nuova serata di Dall'altra parte del mare, che è iniziata con la presentazione del nuovo libro di Giovanni Fancello, una presentazione molto dolce. E adesso passiamo alla storia del Partito Comunista, ricostruita magistralmente, devo dire, dai ritratti che ne ha tracciato Paolo Mieli e dalle immagini e dai volti che sono stati poi riportati e ricostruiti da Ivan Cano. Li accompagna nella presentazione il giornalista Antonini Muroni ed è a lui che io lascerei direttamente la parola. Grazie. Grazie Elia. Grazie a tutti voi, grazie per averci voluto qua stasera, ma grazie soprattutto ai veri protagonisti di questo festival che siete voi del pubblico, i tanti che seguono con affetto e con una particolare partecipazione a tutti questi appuntamenti. Stasera abbiamo due ospiti di eccezione, siamo qua per parlare con loro e di loro di un libro che si propone per esplicita dichiarazione dell'autore Paolo Mieli come un excursus del comunismo praticato, non tanto del Partito Comunista Italiano, ma del comunismo in sé, in maniera più ampia, una dottrina politica che negli ultimi 100 anni ha avuto in diverse parti del mondo la prova del governo in diverse forme e le diverse forme le riscopriremo e le rivisiteremo stasera nel dialogo con Mieli e attraverso i ritratti dell'illustratore che oggi gioca in casa, Ivan Cano, algherese di nascita, ha lasciato questa città all'età di 18 anni ma ci torna sempre con grande piacere per stare qua con i genitori. Dicevamo un comunismo praticato, non tanto dunque la teoria e basta del credo politico, ma la messa in pratica della dottrina che arriva poi dagli studi, dagli scritti, dalle idee professate da Marx ed Engels. La storia del comunismo in 50 ritratti parte da un dato di fatto, e poi che è una ricorrenza, e poi da una suggestione. Il dato di fatto è che l'anno scorso sono stati 100 anni dalla rivoluzione in Russia, nella rivoluzione che ha portato alla nascita di quello che è stato un grandissimo blocco che per gran parte del XX secolo ha influenzato non solo la vita dell'Europa ma del mondo. L'esperienza della rivoluzione russa e del governo che ne è derivato, e poi, dicevo, la suggestione. La suggestione è quella di un quadro che all'inizio degli anni 70 il grande pittore Renato Guttuso, comunista, regala quasi come viatico al nuovo segretario del Partito Comunista Italiano Berlinguer, un'altra persona che qua ad Alghero si sarebbe sentita di casa, e diciamo un quadro nel quale Mieli, oggi rivisitandolo, nota tante presenze ma anche qualche assenza che probabilmente non era casuale, certamente non era casuale, e anche questo è ricorrente all'interno di questo libro, cioè un percorso tra assenze e presenze in cui le presenze sono particolari e hanno avuto un peso diverso, complementare all'interno della storia del XX secolo, ma anche le assenze hanno un certo rilievo. Dicevo, Paolo Mieli, quasi inutile presentarlo, è stato per 10 anni in due diversi momenti direttore del Corriere della Sera, prima ancora era stato direttore della Stampa di Torino, prima, nel mezzo e dopo è stato giornalista dell'Espresso, direttore editoriale del gruppo Rizzoli, poi presidente di RCS Libri e poi volto noto della televisione, lo sapete, come divulgatore storico, oggi attualmente va in onda su Rai 3 con approfondimenti appunto del carattere storico, con il linguaggio giornalistico ma anche con il rigore dell'approfondimento e con la nitidezza del racconto che gli sono propri. A proposito di Rai, e tra l'altro qua sconfiniamo anche in un tema di attualità, l'attualità tornerà diverse volte stasera, anche una fugace esperienza di una settimana o poco più da presidente della Rai, indicato in quell'occasione
dai presidenti delle Camere, così come vuole la legge, ma poi un'esperienza che lui stesso ha ritenuto di cessare immediatamente perché non c'erano le condizioni politiche per poter fare il tipo di lavoro editoriale che lui riteneva di fare. Ivan Canu, come dicevo, l'illustratore di questo libro, gioca in casa, è algherese, dal 96 lavora a Milano come illustratore, critico e scrittore, è stato graphic designer della Fondazione Internazionale Balzan e della rivista Istrio, è autore di libri per l'infanzia editi in Italia, in Francia, in Giappone, in Cina, in Corea e attualmente collabora anche col settimanale L'Espresso. Siamo pronti dunque a iniziare a parlare di questo libro. Io ho già la prima domanda per il direttore Mieli. Vorrei partire dal fatto che la parte introduttiva del testo è incentrata nel ripercorrere storicamente lo sviluppo del comunismo come partito di governo, cominciando dalla rivoluzione d'ottobre, abbiamo detto, 1917-18, per poi attraversare la crisi della guida di Lenin e il passaggio di consegne a favore di Stalin, il lungo comando di quest'ultimo fino alla crisi irreversibile di un sistema che ha provato a mostrare spiragli di apertura con la glasnost e con la perestroika di Gorbaciov, ma che è collassato poi definitivamente nel 1989, lasciando Yeltsin alla guida di un'entità che era completamente diversa da quella contesa fra i bolscevichi e gli zaristi. Allora, direttore Mieli, perché è stato questo il modo più sensato per ripercorrere un lungo cammino durato quasi un secolo? Innanzitutto vi ringrazio di essere venuti così numerosi adesso, perché siccome sento delle gocce di pioggia vi mando un saluto e cercherò di essere essenziale subito nelle risposte in modo che il succo lo si capisca immediatamente. Come tu hai ricordato, questo libro nasce da uno spettacolo teatrale che ho messo in scena per i 100 anni dalla Rivoluzione d'Ottobre, basato su quel dipinto di Guttuso dedicato ai funerali di Enrico Berlinguer. Perché ho scelto quel dipinto? Perché fu il bisticcio esattamente a 50 anni dalla Rivoluzione d'Ottobre e 50 anni fa, più o meno, 50 anni fa. E quindi mi è sembrata una collocazione a metà strada per fare un punto. E siccome tutti coloro che sono stati o sono ancora comunisti ricordano che fin dagli albori erano, mi sembra di ricordare, erano dei comunisti liberali che leggevano prevalentemente Tocqueville, che mai si sono mescolati con le brutture dell'Unione Sovietica, e invece quel dipinto fatto da un intellettuale che era anche membro, Renato Guttuso, che era anche membro del comitato centrale del Partito Comunista, ci racconta un'altra storia, perché in quel dipinto, che ci sono oltre 150 personaggi, questi 150 personaggi, che non erano coloro che erano nel 64, in agosto del 64, alle esequie di Togliatti, ma era un modo di, come tu hai detto prima, di consegnare un patrimonio a Enrico Berlinguer, che stava per diventare segretario del PC, per cui c'erano personaggi che all'epoca della morte di Togliatti erano già morti, personaggi che non erano ancora nessuno. Bene, fra quei personaggi, tutti quelli che, pur molto importanti, che in qualche modo si erano opposti da destra o da sinistra alle esperienze sovietiche, furono cancellati o non dipinti, non calcolati, ed è clamoroso come in quel quadro ci siano molte personalità anche minori, ma manchino personalità del calibro di Mao Zedong, Fidel Castro, Che Guevara, Khrushchev, Trotsky, Dubček, Solzhenitsyn, Pasternak, cioè una messe clamorosa di persone che, ripeto, da destra o da sinistra avevano criticato che dite? Guarda, vi ho già detto, il succo era questo, era importante che ve lo dicessi, sono venuto qui apposta per dirlo, e sarò, come i capitani della nave, l'ultimo ad abbandonare la nave, prima abbandonatela tutti voi. È stato bellissimo, una bellissima esperienza.
hanno fatto il dibattito sulla cucina all'asciutto e quello sul comunismo al bagnato. Vorrà dire qualcosa? Io penso di sì. Ivan Cano ha fatto dei bellissimi dipinti e lascia lui mentre fuggo il microfono. Che facciamo?